E festeggiamo ragazzi, festeggiamo perché quest'oggi è l'ultimo video di questa epopea, di questa cosa lunghissima ragazzi. È durata quanto è durata? Li abbiamo visti tutti, tutti, tutti. E molti di voi ragazzi mi hanno ringraziato, molti di voi hanno visto questi video. E amici, dobbiamo concludere con gli slavi. Concludiamo con gli slavi e concludiamo anche, beh, cambiamo totalmente mappa e facciamo. Ma no, sono particolarmente felice. Dai, via di Oasi e chi si è visto, si è visto, Ricidio. No, mappa causale, scusate. E iniziamo. Ultimo video di questa incredibile epopea. The pages of history. It was an age of empires. E che dire? Eccola qua, il diagramma della tecnologia. Una civiltà, ragazzi, anche questa, devo essere sincero, mai, 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 mai toccata. Eppure so per certezza che questo boiardo è davvero molto, molto interessante. È una cavalleria, è molto resistente agli attacchi ravvicinati, come vedete è davvero molto forte, ha davvero tantissima vita, ha davvero tantissimo scudo nel corpo a corpo. Insomma, si tratta di una cavalleria forte, grossa e pilosa. E vediamo un attimino, studiamo un attimino, vediamo che cosa ci offrono le tecnologie degli slavi. E guardate ragazzi, di tutto e di più, monastero di tutto e di più. Certo, arriviamo solamente fino alla torre da guardia. Certo, dal punto di vista dell'intelligenza, beh, non siamo messi tanto bene. Certo, dal punto di vista anche del molo, sì, arriviamo fino al galeone, abbiamo la nave incendiaria veloce e sì, abbiamo il galeone armato. Ma ragazzi, manca qualcosina, proprio qualcosina, come ad esempio il carpentiere navale, che a essere sincero è una gran bella tech, ragazzi. Costruzione nave meno 20%, realizzazione più 35%, direi che è una cosa buona e giusta, ma loro non ce l'hanno. Un'altra cosa che mi fa davvero storto, ragazzi, è che non hanno il bracciale, quindi adios più uno di gittata. Più uno di attacco e più uno di gittata per arcieri, questo e quell'altro, quindi non sarà una civiltà che basa tanto del suo armamentario appunto sull'area di tiro con l'arco, ma sicuramente dal punto di vista della fanteria, con il campione, dal punto di vista della cavalleria, con l'ussaro, il cavaliere scelto, si possono fare le peggio porcate, senza poi considerare ragazzi che in età imperiale Ariete d'assedio o l'onagro d'assedio sono tecnologie belle, grosse. Allora, vediamo un secondo questi bonus di squadra, ragazzi, che non conoscevo. Bonus di squadra: ogni costruzione militare fornisce più 5 alla popolazione massima. Beh, che dire, questo vi permetterebbe di risparmiare giusto un briciolino sulla costruzione delle case. Immaginate di avere due alloggi, due tiri con l'arco e due scuderie. Beh, ragazzi, iniziamo già a avere una buona trentina di popolazione massima che possiamo utilizzare. Not bad at all. Velocità di lavoro dei contadini, più 15%. Very good, ragazzi. Mettere i nostri contadini nella fattoria, che è praticamente una delle cose che tutti fanno, beh, averli più veloci, come abbiamo visto quel bonus di quella civiltà che non mi ricordo, che ragazzi raccoglie tutto immediatamente e dà immediatamente tutto quello che raccoglie dalle fattorie al centro città. Sono bonus importanti, veramente molto, molto importanti. Dopodiché, cosa abbiamo? Costo unità laboratorio d'assedio meno 15%, molto, molto, molto interessanti, ragazzi. Sicuramente 136, quindi andiamo a togliere il 15%, ragazzi. Iniziano già a essere un bel po' di risorse che insomma vanno a essere risparmiate. E inoltre, ragazzi, c'è
questo, il rifornimento, lo sviluppo del rifornimento è molto interessante come tech, non ve l'ho mai fatta vedere, ma è una delle nuove tech che è venuta fuori appunto con questa Definitive Edition, dove il costo delle linee miliziane tutte è meno 15 unità di cibo. Ultime ma non ultime, ragazzi, tecnologie speciali, ortodossia. I monaci ottengono corazza extra, molto interessante, ragazzi, perché lo sappiamo, sono molto costosi ma anche estremamente deboli. E un monaco, come vi ho insegnato, ci sta sempre. Ci sta sempre bene in qualsiasi truppa, in qualsiasi plotone. E poi abbiamo la druzina. La fanteria danneggia anche le unità adiacenti. Molto interessante, ragazzi. Quindi lo scontro 1v1 non è più 1v1 vero e proprio, ma l'unità, immagino, ragazzi, in modalità progressiva. Quindi non è che mettiamo ad esempio questa unità. Fa 6 e farà 6 a tutti i suoi avversari, ma molto probabilmente ai nemici adiacenti potrebbe tirar via un 2 oppure anche un 3. Staremo a vedere, ragazzi, una tech molto particolare. Sicuramente Spirit of the Law e molti altri l'avranno un attimino sviluppata meglio. Noi non so se riusciremo a vederla perché, come sapete, beh, tendiamo un attimino a sbaragliare il nostro nemico. E questa volta, ragazzi, voglio fare un esercito grande, voglio proprio finire questo video, questa serie, con un esercito grande, enorme, pieno zeppo di fanteria e cavalleria, come se non ci fosse un domani. State a vedere. E che dire, adesso è arrivato il momento un attimino di far vedere a questi cavalieri che non valgono una ciuppetta di niente. Vediamo come se la cavano, ragazzi, un attimino. Questi cavallini li mando un attimino così allo sbaraglio, senza né saperne leggere né scrivere, chi se ne frega. Andiamo a vedere un attimino le posizioni nemiche. Vedo che cosa sono? Sono i malesi, hanno fatto un ampio e cospicuo anche uso di monaci, questi maledetti. E vediamo di metterli un attimino in riga, un attimino vedere le situazioni generali. Pensavo di perdere tutti questi uomini, in realtà, amici, non ne perderò neanche uno, o per meglio dire, non ho così tanta voglia di perdere uomini, o almeno non tutti, non così tanti e non per cavolate. Quindi direi che eccolo qua, il mio gruppo di incursione di 20. Ah! Di 26 cavalli è qui. Mi toccherà però comunque farli andare in guerra. Perché non faccio andare anche tutti gli altri? Così, semplicemente per vedere come se la cavano e cosa riescono a gestire questi 26, ragazzi, questi 26, 27 cavallini. Che, come vedete, faccio rientrare, faccio un attimino sistemare, li curo, li gestisco. Aspettate che questi hanno quasi finito quello che dovevano fare. Potete andare di là. E che continuo, ragazzi, ovviamente sempre a potenziare. Andiamo a mettere anche una torretta qui, che non si sa mai. Iniziamo a preparare un po' di armi d'assedio, ragazzi, perché ci stiamo avvicinando al momento in cui faremo il culo a paiolo anche a loro. Andiamo con il castello a creare un po' di boiari, e devo essere sincero, è una truppa molto forte. Indubbiamente molto forte. Qui, ragazzi, se avete risorse, avvicinate un po' il taglialegna e tutto quanto vicino ai vostri uomini. Questo perché? Questo perché gli permette di recuperare un po' più velocemente. Oppla, la situazione. Molto molto bene. Qui noi siamo pronti, ragazzi. Fanteria quasi pronta, la stiamo pimpando al 100% e la pimperemo ancora. Guardate come la stiamo pimpando.
ottimale. Qua mettiamoci un po' di case che non si sa mai. Qualcuno prova a venire a casa nostra a bussare, ma amici, hanno trovato chiuso. E che dire, aspetto ancora, vedete, siamo al 30° minuto. Tutto in linea con i nostri tempi, con il nostro modus operandis. Nulla da dire, ragazzi. Aspettiamo un secondo di avere quelle truppine per attaccare. Ci pompiamo, andiamo all'età imperiale fast fast, veloci veloci, e poi via verso l'infinito eolico. Amici miei, abbiamo finito finalmente di maxarci. Guardateli, abbiamo gli ussari, abbiamo tutto potenziato, abbiamo gli arieti d'assedio al 100%, abbiamo tutto, abbiamo anche le nostre unità di fanteria. Guardate ragazzi, campioni a due, ma che figata, che figata fotonica. Sono curioso di vedere quanti ne torneranno in vita di questi signori, mentre noi amici siamo qui tranquille tranquille, vediamo cosa riusciranno a fare. L'ultima, forse ragazzi, sarà l'ultima, l'ultimo rush, l'ultimo momento di cattiveria, l'ultimo attacco di questa serie, considerando come stanno andando giù velocissimamente tutte le costruzioni, considerando la potenza indescrivibile di tutte le nostre unità, considerando che sono tanti, sono forti, sono aggressive, considerando che le stiamo utilizzando tutti noi anche al meglio delle nostre possibilità, io dico, questo potrebbe essere l'ultimo vero attacco. Chissà ragazzi, come andremo avanti, chissà quando i nostri nemici malesi si arrenderanno. Una cosa è certa, guardate le nostre truppe, ne abbiamo perse pochissime, è stato un rush, un unico, enorme, potentissimo, meraviglioso, gigantesco, titanico rush, è stato bellissimo, è stato meraviglioso, e come vedete dai miei achievement ho giocato tutte le civiltà disponibili in appunto Age of Empires. E ragazzi, andiamo a vedere un attimino le statistiche che abbiamo fatto. 42 minuti di partita e siamo arrivati all'età imperiale, abbiamo avuto un esercito di 148 persone in una mappa completamente aperta. Ragazzi, avevamo appena appena qualche scogliera che ci proteggeva, ma guardate il cibo, 23.000, il bonus di raccoglimento del cibo è davvero importantissimo, la potenza di questi di questa fanteria e della cavalleria indubbiamente merita tantissimo. Siamo riusciti anche a prenderci delle buone reliquie ragazzi, per cercare di ottenere più oro possibile, che appunto ci servono tanto oro per maxare al 100% le nostre truppe, e senza indubbiamente, guardate ragazzi, siamo riusciti a fare meglio di tempistica anche di un'intelligenza artificiale. Poco da dire, abbiamo stravinto, meravigliosi. Anche questa è una civiltà ragazzi che vi consiglio di provare, forse non sarà la più forte in assoluto, ma senza ombra di dubbio la fanteria spacca, la fanteria è cheap, la fanteria fa male. Indubbiamente ragazzi, è stato per me bellissimo portarvi tutte le civiltà, è stato bellissimo per me stare in vostra compagnia, è stato un viaggio lungo ma davvero interessantissimo. Ma voi ragazzi non ci abbandonate, perché di Age of Empires arriveranno altri video in cui andremo a vedere come si vince in costruzione della meraviglia, i primi rush, i primi minuti di gioco, insomma ragazzi, tanti nuovi video in arrivo in Age of Empires, ma soprattutto qui su Sport Ita Passion. Grazie mille a tutti, se mi avete seguito fino a questo momento, vi amo, vi adoro, ad un prossimo mega video, ciao!